Non promesse da marinaio, ma una ristrutturazione fattibile e fattiva che azzeri la mobilità passiva e riporti all'ospedale Santissimo Rosario pazienti di fuori regione, restituendogli il suo ruolo di ospedale di frontiera. È l'impegno assunto dal candidato presidente del centrosinistra Paolo Di Laura Frattura con i cittadini di Venafro. Stamani, grande presenza di pubblico nell'incontro organizzato dal comitato nato a Venafro per la salvaguardia del nosocomio cittadino. Noi abbiamo voluto con tanta forza, fare questo contratto con Paolo Frattura per impegnarlo, se lui riuscirà ad andare alla regione, che noi ci auguriamo che succeda, che accada, per salvare l'ospedale di Venafro, perché da tanto tempo che stiamo combattendo per questo problema e vogliamo che la soluzione sia una delle migliori che ci possa stare per quanto riguarda sia l'ospedale di Venafro sia per la sanità di tutta la regione Molise. Davanti a semplici cittadini, esponenti politici e personale ospedaliero, il candidato presidente Frattura ha parlato della sua idea di sanità e del suo programma per il Santissimo Rosario, poi la firma del documento dinanzi a tutta la cittadinanza. Siamo qui per parlare di organizzazione della sanità e lo faremo in maniera chiara, puntuale e precisa, senza millantare, senza fare promesse da marinaio, perché non stiamo qui a carpire il consenso per vincere le elezioni, ma stiamo qui per disegnare la sanità che vogliamo, una sanità di qualità che soprattutto miri come primo obiettivo ad azzerare la mobilità passiva. 50 milioni che spendiamo ogni anno perché i molisani vanno a curarsi fuori dal Molise. Penso che questo sia il primo tema da affrontare. Dopodiché un ospedale di frontiera come quello di Venafro, che può attrarre con una sanità di qualità pazienti dal Lazio, dalla Campania o dall'Abruzzo, penso che possa essere un altro significato ragionamento da affrontare per il futuro. Non stiamo qui a fare i ragionieri né a fare i marinai con delle promesse inutili che sarebbero smentite di qui a qualche giorno.